Ciao, guarda, proprio voglia di abbracciarti io, da qui, da qui. Eccola. Benvenuta. Senti, io sono molto felice di questo invito, molto molto di essere qua con te e di parlare anche con tutte le persone che ti seguono, perché vedo sempre le tue interviste, sono bellissime, interessanti, sono morbide, accoglienti e poi un sacco di informazioni, di cose utili. Ho letto un bel po' di libri che hai consigliato tu ultimamente. E quindi credo che sia veramente un lavoro meritorio di presidio culturale, oltre che umano, quello che stai facendo. Quindi saluto te, saluto anche quelli che staranno entrando per seguirci, per ascoltarci e che li amano vedo... le parole. Eh sì, non solo amano le parole, ma questa volta, oltre a venire qui in diretta, spero a fare tante domande come sempre, perché tu lo sai che io faccio l'alzatrice, non sono mai stata granché come alzatrice, quando giocavo a pallavolo ero meglio in difesa, però qui invece funziona abbastanza bene come ruolo e hanno fatto i compiti, cioè tu hai fatto questa cosa bella di consigliare questi tre racconti, peraltro due meravigliosi. Sul terzo mi devi spiegare tu un sacco di cose. Pesci banana, scommetto. Pesci banana. I pesci banana richiedono molte spiegazioni, a cominciare dal titolo. Mm-hmm. Però loro sanno, quindi sono preparati, sono due settimane che io gli ripeto i titoli e che loro in qualche modo se li sono, diciamo, recuperati e quindi sono preparati. Perciò le domande che faranno questa sera saranno pazzesche. Ecco. No, scherzo. Potete fare domande di tutti i tipi, non c'è problema. E perché l'argomento non è banale assolutamente, anche se si dice sempre che l'editoria non ama i racconti, però in realtà c'è un mondo legato ai racconti, che è un mondo delle prime prove, perché quando si comincia a scrivere di solito si parte dal piccolo, poi si scopre che è complicato, però è un inizio. C'è un mondo fatto di concorsi che ti permettono di stare dentro le storie, di metterti alla prova, di farti leggere, quindi il racconto è materia viva. C'è tutto il mondo delle riviste letterarie che fanno un lavoro preziosissimo su che pubblicano e scelgono e leggono racconti, quindi è uno strumento non solo per raccontare storie ma anche per iniziare un percorso editoriale, quindi il racconto è uno spazio bello da abitare, ma è un casino scrivere racconti. Sì, allora direi che la tua premessa è d'obbligo, perché non solo c'è tutto quello che hai detto, però ci sono anche un sacco di siti online, di blog, di piattaforme dove è possibile e anche accessibile inviare i propri racconti, e anche sperabile, auspicabile, succede che vengano letti, perché la facilità di lettura del racconto, stava a dire, è dovuta alla sua brevità. E qui iniziamo subito a parlare di racconti, perché in questo momento racconto è tutto, no? Un romanzo che non arriva alle pagine che tu benissimo avrai illustrato, che sono quelle del romanzo, e quindi è un racconto lungo, perché può essere anche un romanzo breve, ma è un racconto lungo che ci sta di più. Oppure invece il racconto oscilla tra un numero di pagine imprecisate che non hanno un senso di essere, ma in realtà il racconto è una forma breve, infatti tu non a caso la chiami short stories ed è quello che ci interessa, ed ha delle regole precise, che non sono poi quelle che dobbiamo seguire, perché come sai io dico sempre, ci creiamo le gabbie, poi dentro le gabbie voliamo fuori, no? Come vogliamo, però seguire quelle regole ci conduce e ci induce anche, perché la forma a volte plasma anche la sostanza, a stare in quello spazio lì. Tu facevi prima riferimento a come si inizia, no? Si inizia spesso scrivendo cose brevi, che non hanno molto senso, ma cose brevi. Allora, inizio con una nota autobiografica, 22enne di belle speranze, decise di inviare un racconto perché il giornale in questione, che era La Repubblica, aveva messo in palio un paio di jeans, Levi's 501. Direi che è un'ottima motivazione. Assolutamente. Allora, l'obiettivo era portarmi a casa i jeans. Il tema era racconti di Natale, no? Allora, quando ci avviciniamo a un concorso di racconti, il tema è sempre vago, ampio, infinito. E questo è già il primo problema. Come lo prendiamo, questo tema vago e infinito? In quel caso, racconti di Natale, io avevo un'anima noir che già si faceva vedere, ho deciso, 1800 battute, Chiara, 1800 battute, spazi inclusi. È uno starnuto, è uno starnuto. Una cartella che sanno già tutti i tuoi ascoltatori a cosa corrisponde, no? 1800, 2000, in quel caso erano 1800 battute. E io lì decisi di scrivere un racconto partendo da un'idea, e poi vediamo cos'è un'idea. E l'idea era il titolo.
Allora, la mia idea era il titolo, io avevo solo quello, che per assonanza per me il titolo doveva essere Travestimenti di Natale, non di Carnevale, di Natale. Mi sembrava un titolo pazzesco, avevo solo quello e non sapevo cos'altro c'era dentro. E così ho provato a giocare sulle due parole, sui travestimenti e su Natale. Natale era Natale, ma Natale era anche il nome del protagonista. Travestimenti era sì, evocava qualcosa di carnevalesco, no? Che non era molto politically correct applicato al Natale, anche se c'è Babbo Natale che si traveste da Babbo Natale. Però le due cose insieme mi hanno mosso un racconto in 1800 battute con due scene, un Natale classico e un Natale moderno. All'interno di queste due scene c'era un cambio di punto di vista e un finale a sorpresa. Inutile dirti che vinsi Jeans, quello fu l'inizio del mio declino noir e quindi dell'idea che potevo scrivere delle storie che avessero dentro un contenuto alto, alto come il Natale, però anche molto in proiezione ortogonale, semplice, concreto, come la piccola storia di Natale, che era un bimbo nel suo Natale perfetto e divenne poi, tanto non svelo niente, un travestito nella stessa notte, qualche anno dopo. Ecco, questo racconto mi costò una fatica, Chiara, che tu non hai idea. Cioè, credo di averci messo più tempo a scrivere questo racconto I che mi romanzi. sono fatto. Cioè, ma proprio indiscutibile. Lo scrivevo, lo tagliavo, lo chiudevo, cambiavo le parole, modificavo i verbi, spostavo le scene. Ho fatto un lavoro di editing su questo racconto impressionante. E lì ho capito che scrivere un racconto era un'arte a sé e che andava imparata da zero, senza avere come riferimento il romanzo, ma proprio pensandola con una sua misura. Da lì in avanti ogni racconto lo penso con la chiave che oggi cercheremo di raccontare. Tu hai detto misura, è la classica metafora, cioè proprio la cosa classica che ti dicono è quando scrivi un racconto stai correndo i 100 metri, quando fai un romanzo stai facendo la maratona. A parte la banalità dell'immagine, però ti dà proprio l'idea di un fiato diverso, ma ad uno spazio di una geometria diversa, no? Perché se uno fa l'errore di cercare di stringere un romanzo in un racconto, è finito, no? Cioè non puoi traslocare una casa di 250 metri quadri in 20, cioè qualcosa rimane fuori, no? Quindi va proprio pensato lo spazio in un altro modo. E hai detto un'altra parola fondamentale che è idea, però hai anche detto, vediamo che cos'è un'idea e io te lo chiedo subito. Allora, prima di risponderti a questa domanda che è lunghissima, quindi bisogna aspettare, volevo leggerti questa lapidaria frase di Cortázar. Prima ci siamo interrogate sugli Sugli accenti. accenti. Vado abbastanza tranquilla, se qualcuna voglia mi correggerà. Diceva: nel combattimento che si scatena fra un testo appassionante e il lettore, il romanzo vince sempre ai punti, mentre il racconto deve vincere per knockout. Quindi un uppercut deve essere uppercut, deve essere un pugno che ti stende, deve essere fulmineo, deve essere veloce, anche nella sua lentezza deve avere una velocità precisa. E non per forza deve avere un'idea, può averne anche più di una di idea e può metterle insieme anche nello spazio piccolo. L'importante è che non siano tante confuse, ma poche chiare, cioè mettere a fuoco nel racconto ti dà la chiave per la scrittura del racconto. In un romanzo possiamo anche sbagliarci, possiamo avere un capitolo discendente, un altro che recupera, possiamo rincorrere il lettore cercando di riacchiapparlo quando ci siamo un po' seduti, no? Ma invece nel racconto quello che dobbiamo fare è partire dalla prima frase, non dall'incipit, non abbiamo un incipit, abbiamo la prima frase che deve già parlare. E questo è, dal mio punto di vista, lavorandoci, ti esce proprio in maniera eclatante. Se tu vedi che la prima frase non serve, non dice nulla, e anche così la seconda e anche la terza, cioè ogni cosa deve portare avanti la progressione della trama. Il concetto di necessario nel racconto è esploso all'ennesima potenza, nel senso che è l'incubo degli autori, che io vedo tantissimo nei dialoghi, per esempio, no? Dove il necessario è un problema significativo. Quando uno scrive un racconto, e ho visto correggere dei racconti, e tirare delle righe dritte e lasciare
tipo tre parole, no? E su queste puoi cominciare a lavorare. Ecco, come si lavora? Cioè, tu hai sempre ragionato in termini di idea e poi abbiamo messo l'asterisco, mi devi dire che cos'è. Ma non tutti ragionano allo stesso modo. Tu sei partita da un titolo e sei partita... Cioè, il tuo movimento quasi mi ricorda qualche cosa che ha più a che fare con la poesia, no? Cioè, su delle geometrie che stanno più in quella direzione lì. Però, secondo me, sto sbagliando. E quindi correggerai tu il tiro. Ma se uno non è abituato a ragionare in termini defolgoranti, quindi è tagliato fuori? No, assolutamente. Perché noi abbiamo questa idea erronea dell'idea, e l'idea è una cosa che ci stravolge, cioè è un fulmine, una mazzata in testa, una roba che uno dice, ah caspita, è pieno di, che idea geniale, ecco, idea geniale, poi c'è sempre geniale di fianco. Ma un'idea può essere anche molto piccola, può essere infinitesimale, può essere anche molto profonda, quindi tu non la vedi esplicitata come il lampo di genio, ma la vedi nella trattazione del racconto. Infatti i tre racconti che abbiamo suggerito di leggere hanno dentro un modo di trattare l'idea diverso e anche un passo diverso, e per certi versi smentiscono anche quello che io ho detto fino adesso. Ho detto che un racconto deve risolversi con un finale a sorpresa, con una chiusura folgorante, ecco, altra parola che viene spesso applicata. Mi raccomando che il racconto abbia il colpo di scena finale. Ha ragione Jessica, no, il colpo di scena finale, te il colpo di scena non ti viene, no? Ecco, però invece noi abbiamo racconti come per esempio quello di Stieg Dagerman, Uccidere un bambino, dove tu già, credo alla sesta o settima riga, sai come finirà. E allora lì, quando sai come finirà, e quindi non hai un finale a sorpresa, inizi a porti delle domande da lettore e dici, va bene, so che qui c'è un bambino che muore, e incominci a dire come, e poi incominci a dire perché, e poi comincia a chiederti chi è stato. Quindi lui subito ti lancia l'amo e ti dice, il finale te lo do, adesso seguimi. Questa è la sua prima idea. Poi man mano che va avanti ti svela un altro pezzo, ti dice anche chi l'ha ucciso, e dopo un po' ti dice perché l'ha ucciso. Quindi... E sei ancora quasi a due terzi del racconto, che è, credo, tre pagine, sì, di più. Intanto, mentre guardi, io rispondo a Silvia, che ci ha chiesto quali sono i racconti. Sono Sentinella di Frederick Brown, sì. Uccidere un bambino di Dagerman e Un giorno ideale per i pesci banana del nostro amico Salinger, che quei racconti, insomma, ne sa. Sono tre pagine quelle della, di Uccidere un bambino, e sono scritte da una penna felice di un autore disperato, uno dei più grandi autori nordici che noi possiamo aver ereditato e al quale io mi ispiro per molti motivi, tra cui questo, non avere paura di essere semplici, lineari, poco verbosi, poco descrittivi, ma precisi. Cioè lui ha una precisione di linguaggio, di trattamento della storia che non ha bisogno del finale a sorpresa. Dentro poi ci sono altre cose seminate. Qui l'idea è anche una frase folgorante che ti dice un minuto prima sei una cosa, un minuto dopo sei un'altra. Sei fermo su questo perché ti tocca profondamente, non è dichiarata, non è appoggiata, è la conseguenza, come, perché, quando, dove, e poi tac, ti mette tra una cosa e l'altra dei passaggi che sono passaggi temporali, perché in questo caso è costruito sul tempo, sul senso del tempo, oltre che su altri sensi, e poi dopo anche potremo approfondire questo fatto, i sensi nel racconto, per cui l'idea non è sempre la sentinella, no? Lì abbiamo un'idea forte, un capovolgimento di visione, un finale a sorpresa, e funziona perché è così, perché rimani sorpreso. Poi quello che ti resta è la sorpresa, mentre in un racconto costruito come quello di Dagerman, quello che ti resta è esserci arrivato man mano, e senza aver bisogno dell'effetto finale, perché ogni 5, 6, 7 righe tu hai una piccola sorpresa, e quindi l'idea è proprio la costruzione di un racconto fatto in assenza di una idea. Guarda, io adoravo Sentinella, ma dopo aver letto Uccidere un bambino mi sa che mi hai fatto innamorare. Vabbè, Dagerman me l'avevi fatto scoprire tu qualche anno fa, peraltro c'è un bellissimo podcast
realizzato, se non sbaglio, da Iperborea, giusto? Sì. In cui tu parli di questa cosa, vi invito a recuperarlo, lo trovate su Spotify. Come si chiama? Guarda, non so come si chiama, però basta mettere Stig Dagerman, il serpente. Il serpente. Perché è in occasione dell'uscita. Del primo libro, che poi è il suo primo libro. E allora l'idea era stata quella di mettere insieme delle voci e di chiedere loro quali fossero i punti fondamentali che avevano segnato il rapporto con Dagerman da lettori e anche da autori in parte. C'è anche Vanni Santoni tra le persone intervistate, con punti di vista completamente diversi. Sì, è bello anche. Che però appunto riconosce a Dagerman questa linearità di pensiero e anche questa poca necessità di stampelle, io le chiamo così, no? Le stampelle, perché noi scrittori abbiamo bisogno di stampelle per procedere, e il finale a sorpresa è una bella stampella, perché ti dà comunque la sensazione di aver scritto un racconto che lascia al lettore qualcosa. Ti regalo la sorpresa, che non è poco, è una delle emozioni fondamentali che noi viviamo nella vita, sai quali sono le altre, immagino? Ecco, e questo è un altro discorso che c'entra col racconto, poi lo facciamo. Però di fatto è appunto, ritornando all'idea, l'idea, che è un concetto astratto di fatto, è anche la forma che tu dai al racconto, senza smanie di colpi di fulmine o di originalità a tutti i costi. Ho letto un bellissimo commento, perché vedo di fianco a me, tutto il racconto è diviso in due, un prima e un dopo, super equilibrato. Ecco sì, è vero, penso che sia anche un durante molto equilibrato. Il fatto di seguire passo passo tutto quello che accade, di vedere come i personaggi in tre pagine cambiano per questo prima e per questo dopo, senza bisogno di dire molto. Non abbiamo neanche i nomi dei personaggi nel racconto di Dagerman. Sono un uomo, una donna, un bambino, e anche se c'è più di un bambino, capiamo subito che è un bambino. Che è bambina. E questo è dovuto proprio alla chiarezza e alla misura del racconto. Sono tutti così. Il Viaggiatore è l'antologia da cui è tratto, e sono tutti racconti così, ognuno ha la sua parabola e ha dentro il suo tema. Lui ne aveva tre o quattro di temi da giocarsi, che ha rincorso con tutte le sue scritture. Alessandro ti chiede cosa ne pensi del tempo, il tempo in cui si svolge la storia. Non capisco se intende un periodo storico specifico o, come in questo caso, invece una costruzione su dei piani temporali geometrica alla perfezione. Non lo so come la intendi. Allora, io tu. Credo che Alessandro, poi ci dirà se lo interpreto bene, si riferisca al tempo narrativo, che mi sembra, infatti mi sembra una domanda molto pertinente. Il tempo è uno dei fattori che noi non possiamo giocarci in maniera molto disinvolta col racconto. Dobbiamo avere la chiarezza della linea temporale. Può essere una giornata, può essere un'ora, può essere difficilmente, potrà essere un anno, ma anche sì, nel momento in cui sappiamo costruirlo, può essere 5 minuti, ma deve essere un tempo preciso. Ecco, la precisione, che questo non vuol dire abdicare alla fantasia, all'estemporaneità, so che tu su questo tema anche rifletti, no? Su quanto la scrittura sia estemporanea, costruita. Ecco, sul racconto bisogna fare i conti con la dimensione temporale, dal mio punto di vista, partire con la chiarezza, cioè è successo nel pomeriggio piuttosto che alla mattina o nell'arco della giornata o in un'ora, è fondamentale. Quindi la domanda è ben posta e il suggerimento è pensarci prima. Con un romanzo difficilmente ci pensi prima. No, non c'è un arco molto più. Sì, anzi, poi alla fine non ti ritrovi neanche, devi rimettere a posto i tempi perché i prima e i dopo non funzionano, mai spazio per poterlo fare. È un controllo, diciamo, più complesso, ma anche più facile da un certo punto di vista. Nel racconto la chiarezza la devi avere subito. Guarda, l'ultimo che ho scritto, che non so dove uscirà né quando, perché mi sono dimenticata anche perché l'ho scritto. Dov'è? Aveva come tema, io mi sono bloccata, eccomi qua. Aveva come tema l'indicibile, quindi qualcosa che è una cosa facile. Infatti ho detto di sì, non riesco a scrivere niente in questo periodo, tu lo sai, però questo ho detto di sì, e avevo due cose in mente, avevo chiodi e quadri, avevo solo queste due cose. E Dagerman, che siccome stavo leggendolo tanto, entrava. Che con semplicità faceva il suo lavoro. Esattamente, faceva il suo lavoro. Allora, a quel punto, chiodi e quadri, ho pensato che mi servivano 3 giorni,
E allora ho provato a montarlo, a scriverlo con una scansione temporale di 3 giorni e poi non funzionava. Allora poi ho provato 4, 5, ho fatto una serie di prove e alla fine erano 5 sere, o 4 sere, adesso non me lo ricordo, dove accadevano sempre le stesse cose. Quindi mi sembrava funzionale, accadevano sempre le stesse cose. E era molto chiaro e doveva essere anche equilibrato. Ecco, su questo schema, per tornare alla domanda che ha fatto Alessandro, ho poi costruito il resto del racconto. Di solito non mi capita mai di partire dagli oggetti e dal tempo. In questo caso ognuno parte da quello che ha, sostanzialmente, che è l'altra indicazione che mi viene da dare a chi ha voglia di scriverlo. Io ho un personaggio, ho una dimensione temporale, ho degli oggetti. E già da questo, mettendoli insieme e combinandoli, arriva altro. Poi vediamo come combinarli. Alessandro ti dice, per me la storia si deve svolgere al massimo in un giorno, quindi lui è ancora più fiscale, però è giusto se se la concezione della tua storia riesce a farla stare lì dentro, però non è detto che sia sempre così, Alessandro. Possono succedere cose, puoi anche fare un esperimento e vedere cosa ti capita. Sì, però già se tu hai in mente che per te deve svolgersi in un giorno, tu hai già un confine, Ah, che certo. non è quello solo dello spazio di un giorno, 24 ore o 12, a seconda di come lo intenda tu, Alessandro, ma sai che in quel giorno lì non potranno accadere alcune cose, perché è un giorno. E quindi hai già un vincolo e i vincoli servono, sono più funzionali delle reti aperte. Quindi sai già che in quel Incubo le giorno reti lì, aperte. a meno che tu non vada dal parrucchiere, ti alzerai e andrai a dormire con la stessa capigliatura. A meno che tu non faccia 25 incontri, sarai verosimilmente lo stesso, a meno che non ti succeda qualcosa in mezzo. E allora lì inizia il secondo scatto temporale, sostanzialmente, e scarto temporale, perché in un giorno, perché accada qualcosa, deve accadere qualcosa. E non è un Quindi, e non è un dettaglio. dettaglio, assolutamente no. Ci sono degli espedienti, possiamo già inserirli. Vai. Quando non abbiamo idee, quelle che abbiamo detto prima, quando siamo confusi, che vogliamo dire una cosa ma non Ma non sappiamo come, riusciamo. quello che ci interessa è avere comunque sempre un problema, un conflitto, ma questo lo sappiamo. E il nostro problema o conflitto può essere drammatico, per cui una morte, come nel caso di uccidere un bambino. E un po' meno drammatico potrebbe essere anche semplicemente una proposta di matrimonio, non lo so, quel giorno lì ti è andata bene, per cui qualcuno ti chiede di sposarlo. È bellissima per me questa cosa, perché scusami se ti interrompo brutalmente, ma quando uno dice conflitto, la maggior parte delle persone pensa appunto evento negativo. Invece è meraviglioso quando succede una cosa bella a un personaggio, ma quella cosa bella a un certo punto, folgorazione, si aprono delle botole, perché in realtà non la volevi quella cosa lì, ecco. Oppure è un peso, oppure insomma si innescano dei meccanismi super affascinanti. Quando, come dire, il Signore o chi Ti per lui manda ti dà qualcosa. qualcosa, ecco. Sì, poi comunque è il confliggere non è sempre di uno contro l'altro, di noi contro il nemico immaginario o reale. Il conflitto è anche la necessità del cambiamento, cioè ogni evento che ti porta a una mutazione, a un cambiamento che lo innesca è conflittuale, perché noi tendiamo a stare dove stiamo Sì, bene, no? comodi. Ah. Assolutamente. Quindi il Questo. conflitto può essere anche questo, ma l'espediente narrativo invece secondo me è più divertente quando te lo costruisci il conflitto proprio di sana pianta. Arriva una telefonata, per esempio. E cosa, chi è? Chi è? Non Chiara, chi so. è? Provaci tu. Chi Arriva può una essere? telefonata, chi è? Arriva la Cambia la vita telefonata, ma completamente. è un compagno di classe che non sentivo da 25 anni. Sì, questo può essere, però magari tu di questo compagno di classe eri innamorata o lo odiavi o ti perseguitava o ti chiede dei soldi, non lo so. Soldi, La qualcuno che mi telefonata. aveva aiutato che chiede aiuto. Allora, se Ecco. tu inizi un racconto con Chiara Beretta Mazzotta che riceve una telefonata, io la prima cosa che voglio sapere è da chi. Dopo un po' me lo dici perché, e io lo capisco da te perché, e cosa provoca in te, quale cambiamento, quale passaggio. Il tuo stato d'animo, le tue 4-5 reazioni. È quello che succede all'inizio, per esempio, del racconto che io chiamo dei pesci banana, Dei ma in pesci realtà è banana, un sì. giorno ideale per i pesci banana di Salinger,
il quale parte con una telefonata. Mm-hmm. E in questa telefonata apparentemente garrula, sciocca. Sì, serenissima, diciamo, cadono bombe. C'è già la fine, sì, c'è già la fine del racconto. Mm-hmm. Tu di questa fine non sai niente, quando finisci il racconto, questo è un racconto costruito magistralmente con dentro dei temi importantissimi, e per chi non l'ha letto gli lasciamo il gusto, ma se no qualcosa diciamo, dove tu quando lo hai finito torni alla telefonata iniziale, perché quella telefonata vai a controllare, te la butta lì in quella maniera anche fastidiosa, tu vuoi andare avanti, dici ma cosa mi stai dicendo, ma che noia sto racconto, ma perché va da questa parte, tu torni lì perché vuoi vedere in quella telefonata cosa è stato detto che ha provocato quel finale, poi non lo trovi o forse pensi di trovarlo e vai avanti, e allora cosa è successo sulla spiaggia che ha provocato quel finale e non lo trovi neanche lì, o forse lì trovavi altro, ti sei fatto ingannare perché sei andato per un'altra strada, hai pensato che quell'adulto e quella bambina potessero, e invece no, e poi vai in mare e ti ricordi dei pesci banana e dici ma forse sono i pesci banana la causa di tutto, perché nel titolo ci sono i pesci banana e ancora no. E tu lì però hai già fatto un pezzo, hai già fatto un grande pezzo. Quindi la telefonata è un grandissimo espediente. Un altro che mi piace sempre molto è quando arriva il postino. A un certo punto tu stai facendo le due, quattro cose, suonano alla porta e arriva il postino. Cosa arriva? Un pacco. E tu c'hai questo pacco sulla tavola e non sai cosa c'è dentro al pacco e ci pensi. Che cosa ci potrebbe essere, cosa ci sarà davvero. Poi ovviamente il lettore vuole sapere che cosa ci sarà. E se sei sadico, non glielo dici fino alla fine, lo fai immaginare nello spazio di una giornata, come diceva prima Alessandro. Eccolo qua ancora, l'ho visto. Ho scritto un racconto, la storia è durata un giorno ed è finita il giorno successivo, quindi un giorno e mezzo. E per certo non barare, perché il giorno successivo hai già spostato di una, con una, hai messo una notte di mezzo. Quindi anche il postino che arriva è un cambio. Poi c'è l'evento più drammatico, che è l'essere informati di una malattia. In quell'istante ti cambia completamente la prospettiva esistenziale. Oppure quando scopri di essere incinta, in quel momento un evento fuori da te, dentro di te in questo caso, ma comunque dell'imponderabile, anche se un po' magari ci avevi creduto, o pensato, o sperato, ti cambia la vita. Ecco, il cambio è funzionale al racconto, perché velocemente ti mette in un'altra posizione. Anche nel romanzo il cambio ti... Però lì lo devi argomentare, ci devi stare su, devi dare motivazioni. Invece devi starci dentro. È fulmineo ed è una strategia iniziale che funziona. Perché poi sarete contenti. Quel pezzo lì ve l'ha fatto l'avvenimento, l'evento che avete scelto. E dovete poi muovervi su un altro piano. E poi vabbè, insomma, chi più ne ha più ne mette rispetto a questo. A proposito di piani, Vincenzo ti chiede, nei racconti multitemporali, come tenere il lettore attento nonostante i cambi di piano? Allora, Vincenzo, la regola d'oro dei racconti multitemporali è di stare semplici con il personaggio, perché è un'altra delle caratteristiche che è controtendenza, no? Perché di solito dobbiamo rifuggire le stereotipie, ma le stereotipie, come prima hai detto, il conflitto, non sono sempre una parolaccia. I libri che ci hanno puoi lavorare su quello, okay. Ma i libri che hanno successo è perché sono riusciti, quelli che hanno successo, sto dicendo, non i grandi libri che anche hanno successo, o i grandi libri che non ce l'hanno. Le stereotipie hanno anche... Scusa, ma è bellissimo, perché in sottofondo c'è gente che guarda il Milan, bellissimo. Lo dirò, ma invece è più viva così, mi piace. È gente che guarda il Milan e cerca di contenersi mentre gilda, per cui non so se pensare che il Milan abbia... No, faccio le incrocio le dita, per cui mi scuso se sentite dei versi. No, dicevo, le stereotipie come i conflitti non sono una parolaccia, perché i libri di grande successo sono libri che le hanno usate bene, le stereotipie, i personaggi stereotipati, no? Per cui quello che noi diciamo, ah no, quello che tu dici sicuramente, ma questo è già visto, questo dice parole che sono riconoscibili. Ecco, invece se usate bene, e in un racconto multitemporale è fondamentale che il lettore non si confonda, quindi se usate bene e in maniera originale, quindi ciascuno elaborandole per proprio conto, qui il fatto per esempio di non chiamare per nome l'uomo, chiamarlo uomo e non chiamarlo Mario, Giovanni, Giacomo, piuttosto che le due donne con due nomi, ti dà una pulizia di percorso e ti assimila ai personaggi, anche se tu percepisci le differenze, anche se sono minuscole, che semplifica. Allora, avere un solo personaggio, due al massimo, in un racconto multitemporale ti aiuta. Una massa di personaggi ti
confonderebbe. Non spostarsi, per esempio, nello spazio. Tu sei su vari tempi, ma sempre nello stesso luogo, ti aiuta. Quindi il lettore non deve andare a riconoscere i luoghi o perdersi, ma sa immediatamente che può stare tranquillo. È in quello spazio lì, gli stai solo cambiando i tempi, quindi ti segue. Ecco, una serie di escamotage di questi tipi ti aiutano, il personaggio, lo spazio, il conflitto potrebbe, sì, il conflitto multitemporale, non lo so dove lo metti, in quale periodo, all'inizio probabilmente, e forse anche la tematicità, un tema unico, forte, ti può aiutare, che ritorna e che tu rivedi o che porti avanti, ti può aiutare a non essere conclusivo. Ti crea un bel fil rouge. Jessica ci chiede come mai abbiamo scelto, hai scelto questi racconti, e io dico, non avendoli scelti, ma avendoli goduti e apprezzati, perché ti fanno vedere tre cose molto diverse di come, cioè tre modi molto differenti di stare dentro uno spazio piccolo, per cui il nostro Salinger per me incredibilmente riesce a tenere insieme una quantità memorabile di forze che potevano andare tutte per i fatti loro. Sì. Quindi non so bene come abbia tenuto tutto insieme la sua orchestra. Uccidere un bambino l'hai già detto tu prima, quindi ti dico tutto e lo faccio con una semplicità incredibile, ma sei su un piano inclinato e alla fine c'è un tsunami dietro di te che ti porta. E il primo, che è Sentinella, che è uno dei miei racconti preferiti, è assolutamente l'esempio perfetto di straniamento. Quindi insomma, puoi avere anche 999 anni, ma quando leggi quel racconto lì, Frederick Brown. Allora sì, per aggiungere, allora avrei potuto scegliere infiniti racconti, certo, cioè la casistica del racconto, anche perché non esiste, io sono della serie che non esiste il racconto perfetto, ogni racconto è perfetto nel momento in cui è una delle cose più lavorabili, esattamente, al lettore. Esistono molti racconti imperfetti invece, noiosi, lunghi, poco appassionanti e che non ti lasciano nulla, questo sicuramente. Per cui ho cercato di scegliere dei racconti che magari non mi sono in questo momento affini, perché quando lessi Sentinella, per me il racconto era solo il finale a sorpresa. Io dovevo solo scrivere il racconto finale a sorpresa, tutto il resto era fallimentare. Avevo capito che se quando consegnavo racconti con finale a sorpresa erano tutti contenti, perché c'era la sorpresa, ripeto, è una delle emozioni fondamentali della vita che tutti proviamo e che nella fisionomica dei popoli viene comunque ritratta allo stesso modo, quindi è fondamentale. Sì. Poi c'è anche la rabbia, c'è anche il disgusto e il disprezzo, certo. C'è anche c'è un'altra serie, no? La gioia, a volte c'è anche la gioia, anche se non funziona molto nella scrittura, perché le storie a lieto fine non piacciono quasi mai. Anche questa poi è una diceria, dobbiamo anche... Però mi piaceva intanto dare l'idea di che cos'è un racconto a sorpresa e cos'è un racconto a sorpresa in un genere che è la fantascienza, che magari se non ti piace tu non lo leggeresti, invece certo, una paginetta la concedi a tutti e dopo che hai letto una paginetta così dici ma andiamo a vedere cos'altro, perché se riesci a sorprendermi tre volte in un libro, caspita, e lui ce la fa a sorprenderti tre volte. Tra l'altro questo racconto è anche contenuto in un'antologia di Einaudi, che forse si trova ancora, che era I mondi possibili, mi sembra il titolo, dove ce ne sono tanti di autori che sorprendono, no? Quindi è un bellissimo duello testa a testa tra tutti loro. Dagerman invece è in questo momento della mia vita un modello di racconto. Non ho bisogno di sorprenderti. Quello che voglio fare però è condurti in maniera razionale ma anche emotiva, che è un binomio difficile da mettere insieme, per una strada difficile, però io te la rendo semplice, cioè ti creo un percorso. Il racconto di Dagerman lo puoi disegnare con una matita, cioè se tu disegnami il racconto di Dagerman, tu proprio fai la mappa dei percorsi, no? E sono assolutamente semplici da disegnare, per questo anche la mente li riconosce. Credo che abbia segnato ancora il Milan, vabbè, forse, poi vi do le notizie in diretta. Sì, beh, sicuro ha segnato il mio partito, se no non esulterebbe così. Vabbè, spero che non abbiate sentito i versi. No, ma noi ci piacciono. Questo aumenta lo straniamento, capito? Per cui la conduzione lineare, semplice, attraverso territori difficili, che sono i territori emotivi, che sono i territori del dolore, del senso di colpa. Lui dice a un certo punto, addirittura si permette di dire in una misura breve, che il tempo non guarisce le ferite, ma
lo conclude dopo avertelo fatto vedere, è impossibile guarire quella ferita, lo sappiamo tutti, ecco come usa il luogo comune, no? Il luogo comune emotivo però, non il luogo comune dello stereotipo, cioè ti mette nelle condizioni di provare un dolore e quel dolore lì non puoi non provarlo perché è universale e poi ti dice, vabbè, come la mettiamo adesso con il tempo che lo guarisce? Perché tu lettore ce l'hai quel dolore da qualche parte che riguarda altro, lo sai bene che non guarisce perché te l'ho sollecitato. Ecco, questa operazione che fa lui, secondo me in questo momento è, come dire, è esemplare, è proprio anche esemplare nel nostro modo di comunicare invece ipercinetico, iper ridondante, no? Di parole, di nessi di senso che vogliamo a tutti i costi mettere, di carichi. Ecco, lui invece lo fa in maniera lineare. Invece i pesci banana sono, intanto rido quando dico i pesci banana, perché guarda che il titolo che noi sottovalutiamo sempre, in realtà è un crash contro. Come fa a farmi ridere i pesci banana? E questo non può non farti ridere, perché appena tu vedi i pesci banana pensi, che cos'è questa cosa qui? Poi entri nel racconto e ti rendi conto che è l'unico zuccherino che lui ti regala, e te lo regala subito e ti dice comincia a prenderti la mia zolletta, vedrai che ti serve. Poi ci torna con la sua bambina e quando ci torna dice adesso ti faccio sentire male, perché tu in quel momento quando la bambina andrà a vedere che cosa fanno i pesci banana temi che non torni più e quindi a quel punto te lo toglie lo zuccherino e poi a un certo punto ti dà una mazzata finale e questo tanto che gli guardino i piedi. Secondo te perché, Silvia? Mi piacerebbe sapere cosa pensi tu di questo punto. Allora le lascio un attimo che risponda. Ecco, perché vedi, tu ti sei soffermata su un dettaglio. Io mi sono soffermata sull'accappatoio, per esempio. Sono andata avanti a indugiare su questo accappatoio pensando che fosse funzionale, non so, al maniaco di turno o ad altre cose, perché lì ti induce a pensare. Certo, a delle ti sposta, sì. Però lui ti sposta l'attenzione, perché ti aiuta a non guardare dove inevitabilmente andremo a finire. Mm-hmm. Te la sposta col dramma facendoti credere che ne stia succedendo uno peggio. Un altro. Mm-hmm. Bambina, adulto, evidente. Poi te la sposta coi pesci banana, perché sono veramente il suo campanellino che suona, e tu vai sotto e poi a un certo punto dici non torno su più, quindi inizia a venirti l'ansia. E te la sposta con queste cose di disturbo, piccole, dove tu rimani, ma tu rimani su perché si guarda i piedi, ma non rimaniamo perché non abbiamo capito che sarebbe finita lì, questo è il dramma, certo, esattamente, sono tutti segnali che richiamano la difficoltà e sono tutti segnali che lui semina in maniera probabilmente pensata, ma che a noi arrivano in maniera inconscia, più ancora di tutto quello che lui è descritto nella telefonata iniziale tra la moglie e la madre, quindi diciamo che i pesci banana è una lezione complessa di come si porta un racconto sul tema, è un reduce, c'è la guerra dentro, sono i temi di Salinger, c'è tutto un mondo suo, e però ti racconta la storia di un uomo, la parabola di un uomo che ha tra l'altro un passaggio temporale che possiamo definire di una giornata, anche questo sì. Per tornare ad Alessandro, no? Nell'arco di una giornata. Con due luoghi sostanzialmente fisici in cui si svolge il racconto. Uno lo consideriamo in tutto il mare, quindi acqua e spiaggia. Mi confermano dalla regia che ha segnato il Milan prima. Forse siamo a due, non lo so. Non lo so. Faranno dei segni. C'è un comitato qua che sta guardando. C'era qualcuno che ti chiedeva di Carver, ma mi è scappato il commento. Eccola qua, Linda. Cosa ne pensi di Carver? Sai che Carver c'ha tutto il problema del Carver, sì. Carver editato. Sì, allora, se ci togliamo da questo problema, io li ho amati molto i suoi racconti, li ho letti anche con grande disinvoltura, però disinvoltura per me significa li ho letti senza patire il peso e quindi mi sono piaciuti. Poi però quando ho capito cosa era successo a quella narrazione, un po' ci sono anche rimasta, ecco, ho cercato anche di recuperare, forse c'erano sì ci sono le raccolte prima e dopo sono uscite tutte e devo dirvi che io non ho trovato così efficaci le narrazioni di Carver rispetto a quelle riviste corrette, ma forse perché c'era un imprinting, ma Carver come la Munro, ci sono tantissimi narratori che hanno il loro passo e la loro identità,
Certo, Carver ha un modo di raccontare, ma come lo era anche Hemingway, che ha un altro tipo di respiro, anche di lunghezza, e lì forse merita un altro discorso, che non è quello delle short stories, per cui dobbiamo avventurarci in un altro piano, che è quella misura media che difficilmente si riesce a raggiungere se non abdicando a un ibrido tra romanzo e racconto. Io la amo meno, ecco, come Ecco, forma. mi interessa molto questa cosa della misura ibrida perché è una delle domande che fanno spesso gli autori, ma quanto deve pesare, quanta ciccia ci deve essere perché sia un romanzo e quanto deve essere perché sia un racconto lungo? Non si può, non esiste una misura, è proprio, si fa fatica, cioè è un po' becero dire guarda che sotto le 180.000 battute non è un romanzo, perché dipende. Però quei racconti che sono sulle 40-50 cartelle sono veramente una terra di mezzo difficile, secondo me. Nel senso che nella maggior parte delle volte io personalmente trovo che l'autore stia cercando spazio, stia cercando in tutti i modi spazio. Poi non se ne sia concesso, no? Però sento che quella narrazione lì alla fine è stata messa dentro un recinto, ma forse sarebbe stato interessante vedere un orizzonte un po' più largo, no? Allora, premesso che di solito, e non so se sia una regola, questo lo puoi dire tu meglio di me, quando ti chiedono racconti che stanno in antologie, non so, Certo. penso alle antologie di Guanda, quelle a cui ho partecipato, sono le 20.000 battute alla fine, Certo. quelle che ti chiedono. E ti dirò che quando tu stai scrivendo e arrivi a 20.000 battute, hai voglia di dire scusa, il racconto non te lo mando più, di andare avanti e di scrivere un romanzo. Romanzo. Sì, Perché perché 20.000 sono 11 battute. cartelle, Sì, e così. sono veramente una fatica 20.000 battute. 20.000 battute però è un bello spazio per scrivere un racconto, cioè puoi proprio scrivere una storia, non soltanto un esercizio di sintesi, di pensiero, di idea, con le caratteristiche che un po' abbiamo detto prima. E quel racconto lì avresti anche potuto farlo diventare un romanzo. Io invece ho difficoltà, pur avendo fatto un esercizio anche di quel tipo con Femina Deluxe, che era in una collana che aveva più o meno quella lunghezza, quindi era un romanzo breve, tanto che non poteva partecipare ai concorsi per i romanzi perché era breve, ma un racconto lungo e non poteva partecipare ai concorsi per i racconti perché era troppo Troppo lungo, lungo. per quanto valga partecipare ai concorsi, ma è un paletto, cioè capisci Certo. anche come vieni catalogato quando stai scrivendo, no? Quella misura mi aveva dato modo di essere veloce nella conclusione, per cui io lì sapevo che avevo poco tempo per scriverlo e sapere che quella lunghezza era quella desiderata mi ha aiutata e mi è piaciuto, però non mi piace leggerli, ecco, mi è piaciuto farlo come autore, ma non mi piace leggerli perché so che non posso chiedere molto e non posso chiedere tutto a quello che chiedo al racconto. E non posso chiedere molto come chiedo al romanzo, che perdono anche per delle cadute o per poche riuscite. Cioè, sai come li leggiamo i libri? Ci sono Sì, cose che ti rimangono quando ci stai attaccata a dentro prescindere, no? è un'altra, proprio Il un'altra racconto te lo dimentichi, Chiara. esperienza. Se il racconto non funziona, te lo dimentichi. Te lo devono ricordare. Ah, quel racconto lì, ma tu Sì, dici sì. cosa c'era? Ecco, invece, Sentinella, se io ti dico Sentinella, Sì, io non lo non te ricevo da lo una dimentichi vita, più. ma me lo ricorda Ma ti molto ricorderai bene. anche uccidere un bambino, perché anche uccidere un bambino e anche i pesci banana per tre motivi diversi, ma te li ricorderai tutti e tre. La cosa meravigliosa è che Dagherman lo puoi rileggere tutti i giorni per i prossimi 25 anni, sperando di coprirli io tutti, Riviverci, certo. esatto. E secondo me ogni giorno ha un motivo differente. Mentre Sentinella, che è come la felicità, no? Cioè che te la brucili così. Invece quello stare nel dolore in quel modo e ogni volta su quel dolore lì tu puoi avere una prospettiva diversa e ogni volta quel percorso è, secondo me, dotato di senso e di sorpresa comunque diversa, e per cui io sono molto innamorata di lui, ho deciso. Brava, sono contenta perché questo è un amore che ognuno si vive in modo diverso, cioè lui può avere la poligamia di lettori che lo amano, anche se io sono molto gelosa di lui e per questo, no, io sono Mi una roba sento già a tremenda con gli rischio, autori. capito? Allora, Dagherman l'ho scoperto, vado velocissima, e l'ho scoperto perché in una recensione di 5 righe, che sai che ogni tanto scriviamo dei libri anche perché qualcuno li legga,
chi mi ha fatto la recensione mi aveva paragonato ad Agerman, io non sapevo neanche chi fosse Chiara, ma c'è proprio anch'io quando non, finché non me lo hai nominato tu. Quindi quando sono andata a leggerlo mi sono spaventata, ho detto sarà un insulto, la prima cosa che ho detto sarà un insulto, vado a vedere chi è, e invece lì poi sono rimasta folgorata, ho capito perché io mi sono data la mia risposta, non l'ho chiesta allo scrittore che mi aveva recensito, e ho capito io perché sento di assomigliare ad Agerman, perché ho un duello. Io ho un duello, lui aveva un duello, ognuno di quelli che ci stanno leggendo, degli ascoltatori che ci stanno leggendo e che vogliono scrivere, hanno un duello, altrimenti non vorrebbero scrivere, e questo duello è quello che li porta avanti. Duello, come prima dicevamo del conflitto, è in questo caso invece un duello, è proprio una cosa per la quale tu ogni volta vai a toccare quel punto lì, che è il tuo dolore, che si alimenta di cose diverse, che si alimenta di problemi diversi, che a volte è in superficie, a volte è profondo, ma è un duello. Quindi credo che Paolo Sortino, facendomi questa recensione, avesse beccato il punto. C'era un duello, io mi illudo che sia per questo. Poi magari forse anche per la misura, l'uso della sintassi, c'erano delle analogie, può darsi. Però lì, tac, un duello. Ma ogni volta che rileggevo Il nostro bisogno di consolazione, che invito tutti a leggere perché potrebbe essere considerato un piccolo libro racconto, molto autobiografico, una misura minuscola, sempre da Iperborea, lì dentro ogni volta che tu lo leggi risuona una campana diversa, eppure le campane ci sono tutte, e questo è meraviglioso, è una cosa bellissima. Quindi, tornando alle ossessioni, mi sono innamorata di Dagger, ma uno dice ti innamori, è solo tuo, non può essere solo tuo, no, perché è impossibile. E quindi io gelosamente lo custodisco. Allora, per dire che è solo mio, ogni volta che qualcuno mi chiede parlami di Dagger, ma come oggi con voi, io parlo di Dagerman in tutto quello che faccio, cioè mi chiedono una lettura, leggo Dagerman, mi chiedono una cosa, faccio Dagerman, mi chiedono una cosa, parlo di Dagerman, ecco, mi approprio, e mentre mi approprio, però, e questo è un altro esercizio, che chi ha voglia di scrivere racconti, che sono un'ottima palestra, rispondo a qualcuno che l'ha chiesto, il salotto letterario di Paolo Arigotti, scrittore, sono una grande palestra. Ogni volta che tu ti appropri di un autore e lo leggi e ne diventi ossessiva, proprio anche della forma, perché in qualche modo ti modelli, no? E quindi poi la ripeti. Io credo in questo ultimo racconto che ho scritto di aver mutuato una forma, di averla fatta mia e di averla riproposta, infatti l'ho omaggiata a lui perché ho solo parlato e ho fatto solo di lui. Quindi se vi interessa una forma e vi piace e vorreste anche voi scrivere così, andare a cercare, poi c'è Chiara che consiglia, poi potete anche chiedere, magari qualche cosa vi scrivo sotto anch'io, andare a cercare quella forma corrispondente e bulimizzarvi di quella forma, cioè e introiettarla leggendola in continuazione e rileggendola, funziona. Ecco, questa è una strategia che funziona. Però sono contenta che sia anche una cosa bella per te, Dagerman, e spero che sia anche per tutti i lettori. Secondo me. Io poi aspetto, torno qui a controllare i commenti, chi lo ha letto, poi mi fa sapere cosa ne ha pensato. Rosalì ti chiede, secondo te qual è il tempo verbale migliore per raccontare e coinvolgere il lettore? Però te lo chiedo in generale, secondo me, non tanto nel... Qui potremmo dare tempi risposte diverse, momenti diversi. Per un po' ho creduto, Rosalì, ho creduto fosse il presente, per cui aderivo al testo in maniera assolutamente accurata, istintiva, e convinta che il tempo presente mi mettesse in contatto diretto con il lettore, e quindi anche nel racconto usavo il presente. Poi mi sono accorta che usando il presente perdevo un sacco di cose, perché inevitabilmente rimanevo troppo esposta e quindi non dicevo delle cose che invece al lettore piacciono, e non lo facevo respirare, non gli davo modo di prendersi i suoi tempi e i suoi spazi, gli stavo addosso, e quando sei troppo vicino vedi di meno, devi prendere una distanza, no? Per riuscire a vedere le cose meglio. E allora ho cominciato a usare la terza. Malissimo, tra l'altro, perché tornavo in prima, andavo in terza. Eri una terza basculante. Ecco, e quindi non era più il presente, diventava il passato prossimo, l'imperfetto, addirittura il passato remoto, e scrivevo come i siciliani, no? Fui, andai, non riuscivo, e poi tornavo al presente perché ero ormai formata su quello. Certo. E quindi lì ho modulato e mi sono accorta comunque che l'imperfetto, il passato prossimo, sono un tempo verbale che aiuta molto, sì, con qualche puntatina nel passato remoto, se serve.
Ecco, poi mi sono divertita a mischiarli, per cui se ti parlo, lettore, col mio personaggio principale, ti provo a parlarti al presente diretta, poi torno al passato in altri capitoli e sperimentando poi mi sono accorta che la via più semplice è quella più efficace e anche quella che il lettore apprezza di più e anche quella che apprezzo anch'io quando sono un lettore puro, non quando sono un cercatore di forme alternative o di originalità, perché lì mi piace la sperimentazione. Però non mi rilassa, non mi coinvolge, non mi dà modo di entrare con uno spazio di cui ho bisogno. Quindi direi la terza con un passato prossimo, un imperfetto, un esercizio classico, ma che dà dentro un sacco di libertà e di possibilità. Forse, non so se sei d'accordo. Io sono molto d'accordo perché la prima, il presente, è difficilissimo e funziona solo in certe situazioni, ma soprattutto la prima persona, non che la seconda persona singolare non sia altrettanto Ma è complicata, che è una difficilissimo. persona che io adoro, E proprio anch'io. ho un amore totale per quello che ti costringe a fare, cioè quello che un autore può costringerti a fare stando dentro quella persona lì. Lo trovo molto bello e molto cattivo, ma gli autori, insomma, voi siete una pessima razza, si sa, no? Con questa bella faccia sorridente e dolce, lì dietro si nasconde una carogna Un'aliena. Sì. terribile. Non è vero. No, non è vero. Assolutamente nì. No, un Assolutamente po' sì. so. Allora, Un perché po' invece sì. sono invece un'altra cosa sul racconto, che si può essere un po' terribili sul racconto. Perché se tu sul racconto conduci il lettore in una strada che gli piace, che lo diverte, che lo fa stare bene o lo fa stare male, dipende di cosa hai voglia tu, puoi anche permetterti di non chiudere. Perché la chiusura, in quel caso, è una piccola cattiveria. Cioè, ti ricorderà per questo, lo ricorderà quel racconto. Mentre un romanzo non chiuso, e l'ho imparato a mie spese, è un romanzo che non va Beh, bene, no. perché i finali, sapete che lo sapranno perché ormai tu ne hai parlato, ci sono gli autori forti negli attacchi e forti nei Nelle finali. chiuse. E gli autori forti nelle chiuse sono anche quelli che sperimentano il racconto con una soddisfazione maggiore. Gli autori forti nell'attacco devono rinunciare a molte cose, no? Però appunto tu lo sai dopo un po' qual è il tuo punto debole. Io devo lavorare sui finali, lo so. E lavorando sul racconto, con i finali a sorpresa, ho cercato di capire cos'è, come mai è così importante chiudere. Però poi mi permetto anche di non farlo. Nell'ultimo racconto credo di aver chiuso, ma non del tutto, ma consapevole, cioè sotto controllo. Avrei potuto chiudere del tutto, ma ho deciso di non chiudere del tutto. Quindi tutto sommato, il racconto ti permette anche di sperimentare questo. Salinger non ha chiuso. Ha chiuso con un avvenimento, ma ha Ma non ha aperto, ha chiuso, certo. palancato un portone. Per cui tu mi lasci così, mi lasci con questa cosa da risolvere. Io come faccio a risolverla? E non posso fare altro che tornare da capo. Però non la risolvo, aggiungo pezzi. Sì, è Però. E ossessivo come. questo è molto bello. Mica bisogna gratificarli sempre i lettori, eh? È una No, forma di. bisogna dare delle cose ai lettori. Da lettrice dico che se non mi dai Eh no, qualcosa, certo. io non posso. E io poi aggiungo questa parola che è anche una parolaccia, so che molti sono in disaccordo con me, ma per me è fondamentale. Deve essere utile. Deve essere utile quello che io leggo, ma utile proprio, deve essere un utensile. Cioè io ci devo poter fare qualcosa con Certo. l'anima o con le mani o col pensiero o col ricordo o con qualsiasi, ma tu mi devi dare qualcosa che abbia un senso, o intellettualmente, o politicamente, cioè deve avere un'utilità, vedi quante cose, in quanti modi. Vuoi intrattenermi? Devi farlo benissimo, mi devi intrattenere, sei utile anche in quello, è una forma Certo. di utilità. Quindi anche questo aspetto va tenuto presente. In un racconto hai meno tempo per farlo, quindi hai più fortuna e quindi devi starci un pochino più su. È molto difficile scrivere i racconti, chiaro. Io credo che sia molto difficile, però una grande Difficilissimo. palestra, perché poi Sì. quando ti togli la briglia del racconto e sei disteso nel romanzo, sai già che lì, ah, finalmente posso dire questo, ah, finalmente posso dire questo, ah, Ho finalmente. spazio per andare di qui e di lì. E Ho certo, e spazio. no, il racconto non ti concede inciampi, non puoi sbagliare la parola, non puoi, non è possibile, per cui devi avere un gran controllo. Infatti succede poi che l'autore che non ha assolutamente esperienza, come lo smash perfetto in tutte le attività, c'è l'azione perfetta, assolutamente non,
non preventivata e ogni tanto succedono delle cose per cui trigono fra pianeti meravigliosi, non ne so niente di astrologia per cui non sono preparata, ma tu leggi delle cose, alle scuole di scrittura capita, io mi ricordo un racconto di Olivia Crosio di questo personaggio che faceva questa pattinata in questa surreale, diciamo, Milano con i navigli pattinabili, c'era questa creatura che una mattina si svegliava e si spostava, cioè tecnicamente non succedeva nulla, se vuoi, no? Ma aveva un'energia quel racconto che mentre leggevi sentivi proprio la pelle, capito? Che cambiava di colore e di temperatura. Per cui si possono fare delle cose meravigliose senza controllo, però è molto difficile replicarsi nei racconti. Questo sicuro. C'è un esercizio che è divertente da fare, che possiamo fare tutti anche senza scriverlo, ma solo mentalmente, che è cambiare i finali dei racconti. Per esempio, su questo di Salinger, dei pesci banana, io quando ho finito di leggerlo la prima volta ho pensato, ma che finale è? Cioè, non so che finale è. Che è quello che dicono tutti più o meno alla prima lettura. Certo. Allora ho detto come poteva finire diversamente e ho iniziato a immaginarmi come sarei stata soddisfatta che finisse. E amor trionfò. Ma no. E la bambina viene, no. No. E la moglie scappa, no. E cioè, mi sono immaginata, ovviamente con più parole e più tempo, una serie di finali possibili. Forse ce n'era uno che mi convinceva un po' di più, però alla fine ho abdicato per il finale di Salinger, ovviamente, perché il fatto che io sia stata così tanto a pensarci e abbia avuto tutti questi ventagli di possibilità non era una diminuzione della forza del racconto, era proprio nel racconto, non era importante il finale, anche se c'era già un finale. Il importante è che io non percepissi quello come finale, questa è la trovata di Salinger, lui te l'ha dato il finale. Certo, però era da un'altra parte. Esattamente. Quindi il finale aperto deve rimanere aperto se tu sei consapevole, perché vedo le domande, no? C'era qualcuno che tornava. Il finale a lieto fine, per esempio, è un finale che va amministrato, lo chiedeva sempre Roselli, che va amministrato con oculatezza. Tu mi puoi fare un finale a lieto fine se tutto porta da un'altra parte. Certo. Allora, se tutto porta da un'altra parte, dove c'è un'ecatombe finale, dove io sono contenta che ci sia questa bella ecatombe, questo è importante, io sono contenta, tu me lo chiudi in tutti i sensi con il tuo lieto fine e io gli dico, cavolo, ma allora è possibile, ma allora tutto questo è compatibile con questo, allora mi metti in crisi, quindi va bene, io sono per i finali a lieto fine, ma tutto deve deporre da un'altra parte. Cioè il lieto fine deve essere il peggiore dei finali. Punizione, che certo. Capito? Mi potessi aspettare e non puoi neanche giocare sullo stereotipo, perché lo stereotipo in questo caso c'è già nella realtà. Marito picchia moglie, sembra che si separino, tutti stiamo dalla parte di lei, gli avvocati e tutto, e poi alla fine li fai tornare insieme. Ma fammi capire che cosa è successo, che cambiamento. Cioè ci devi mettere veramente un lavoro potente per farmi cambiare il punto di vista. E allora lì ti credo, altrimenti ti mando a quel paese, tu mi stai replicando l'ennesima storia che finisce male con un lieto fine. Quindi è cambiare proprio l'ottica della lettura del lieto fine. Non so se Rosalì, sei soddisfatta della risposta. Ah, io vorrei dirti che sono 58 minuti che ti ho sequestrata e sembrano 5 minuti, quindi hai qualche pirotecnico motivo. Sono tantissimi, sono entrati, sono rimasti, non si è schiodato nessuno, ma io ho un problema tecnico che se andiamo oltre i 60 minuti io non posso caricare questa diretta su Instagram. Lo so che è così. E quindi mi dispiace molto, però io voglio fare una cosa, siccome manca, a parte ringraziarti perché hai detto c'è un concentrato di cose in questa ora, per cui vi consiglio di fare come con il racconto di Salinger, di ricordarvela un po' da tutti i lati. E io metterò qualche consiglio di lettura, se sì, ti va, li mettiamo dentro perché ce li hanno chiesti e aggiungiamo qualche commento. Ma certo. Io devo assolutamente chiudere. Io sono stata veramente bene e sono molto felice di essere stata qua e vi ringrazio veramente tutti, te Chiara perché sei brava sempre. E poi mi ha fatto molto piacere parlare ancora della mia ossessione, è mia! Ma ti riporto, ti riporto. Cercatevi, se non ce l'avete, cercatela un'ossessione, perché poi da lì vedrete che accadono cose belle
grazie a tutti, vorrei chiamarvi tutti per nome. Guarda, Linda, sono Denise, tanti, sia su Facebook sia su YouTube, perché io li ringrazio, perché è sempre bello fare... C'è anche Chiara, c'è anche Chiara Deiana. Certo, c'è Chiara Deiana. Ah, non vedo l'ora di leggerti, Chiara, vedo l'ora di leggerti, ecco. È uscito un libro della Chiara, sì, dirlo. La stagione più crudele. La stagione molto più crudele? Ah, senti, posso dire soltanto che la frase di Cortázar, giusto? Sì. È tratta da questo libro di Bruno sul Sepúlveda, perché questo libro parla di scrittura. Non è un pro... Cioè, ce l'avevo fatto per parlarvene e parla della... Di come Sepúlveda leggeva i racconti, pensava che non fossero... Invece lui era un grande raccontatore. Noi lo conosciamo per i romanzi, no? Ma... In realtà lui è un grande scrittore di racconti. Ecco, lo mettiamo anche questo nei consigli, che secondo me fa piacere. Va bene. Grazie, sei stata un tesoro. Elisabetta Bucciarelli, grazie a tutti e poi buona commentiamo. Lettura, buona lettura. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.